Il prossimo 16 maggio scade il bando pubblicato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale da 500 milioni di euro per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne. L'intervento è inserito all'interno della missione 5 ed è rivolto a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, aumentando il numero di destinatari dei servizi, la qualità dell'offerta o facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori. C'è ancora una settimana di tempo per presentare i progetti definitivi, ma allo stato la risposta degli enti non è stata delle migliori, come spiega il consigliere per la strategia nazionale delle aree interne, Mimmo Gambacorta. I progetti che sono arrivati sono un po' di meno di quelli che ci aspettavamo. Riguardano soltanto gli enti locali, riguarda gli ambiti sociali della 228, riguarda le province, riguarda le comunità montane, le ASL. Naturalmente sappiamo bene che i comuni hanno qualche problema nella presentazione di progetti definitivi o addirittura esecutivi, perché poi spesso questi progetti, soprattutto nel settore dello sport, della cultura, necessitano di altri pareri, per esempio sull'impiantistica sportiva i pareri del CONI, per il restauro di beni culturali il parere della sovrintendenza. Però credo che sia una sfida importante quella che è stata lanciata, sono 500 milioni di euro per tutti i comuni delle aree interne d'Italia, in provincia di Avellino circa la metà dei comuni, ma anche in provincia di Benevento circa la metà dei comuni potranno candidarsi ad ottenere questi finanziamenti.